E siamo online! Preparati come sempre, proprio pronti, azzeccati. Lato, Mamma lato. mia, come stiamo messi. Ciao Ciurma, bentornata a tutti. Che cos'è qua? Oh, ritorno pure, quello ci mancava. Ciao a tutti ragazzi, belli e brutti. Ho visto che stavamo laggando, non lo so esattamente per quale ragione, però vabbè, è passato. C'avevo il bollino rosso con la scritta 0 kbps, quindi potete immaginare. Zero vita. Zero vita. Buonasera a tutti, ciao ragazzi, ciao. Lady Scarlett, benvenuta. Finire una live in cucina di 2 ore e ricevere notifiche della live del capitano. Oh, perfetto, perfetto, appena in tempo. Allora, non sono mai stato così impreparato per una live, specialmente della domenica, perché sono andato a farmi una corsetta qua vicino, perché sì, io ho ripreso a fare la corsetta, ragazzi. È successo. Zaraki, benvenuto. E quindi niente, siamo andati a farci questa corsetta, tutto quanto. E sono tornato a casa. Ho detto: bene, ora mi faccio la doccia, ora cucino, ora mangiamo tutto quanto con calma. E invece mi ero dimenticato che erano le 9, quindi avevo la live. Mi ero dimenticato che avevo una live, non avevo semplicemente valutato quanto poco le quanto poco bravo sia io a valutare i tempi. Sì. It's me Oli, Ali, ciao, ciao ma Ali. Allora, niente, oggi ragazzi ci vedremo di nuovo, nuovamente, un filmetto insieme. Aspetta, cambiamo sala, facciamo così. Allora, per ovviare ai nostri personali, Giovannino Birichino, ciao, buonasera capitano, abbiamo cominciato la live con il disagio, sempre rigorosamente, altrimenti non ci divertiamo. E quindi niente, come abbiamo ripiegato noi nella cena di oggi, ve lo faccio vedere. Questo è un piatto magico. Aspetta, vediamo se riesco a mostrarvelo. Taralli. Allora, questa davanti è sono taralli, formaggio e che cos'è quello? Pollo, pollo. Pollo? Sì. Yamno Cenere, Cere 54, ciao ancora compare, grazie mille. Più qua abbiamo una confettura di Cipolle. cipolle che si accompagna bene con i taracchi e il formaggio, e qui abbiamo una bomba di peperoncino che io con cui io praticamente mi nutro. Io questa roba la succhio, altrimenti non riesco a campare. Emily Lolla, benvenuto. Viva il disagio! Aspetta, ma Claudia ha già firmato il contratto col maestro per il suo prossimo film? Tu l'hai firmato il contratto col No, maestro non mi è per arrivato ancora a il suo? casa. Aia, vedi, Mi non è arriva. abbastanza professional. Comunque, ragazzi, io, mentre noi mangiamo in maniera plateale, è schifosa, quindi sapevatelo. Nicolava, benvenuto anche a te. Avanti tutto, capitano, che il 5G sia con noi, sempre e comunque, compare. Allora, vi volevo mostrare, prima Volevo di mandarti la iniziare. bomba. Mandatagliela. Mandatemela, raga, io vivo della bomba. La bomba salentina in particolare, ragazzi. Chi lo sa, lo sa. Comunque, stavo dicendo, l'altra volta vi avevo detto che avremmo visto insieme un nuovo film brutto trovato online, vabbè, suggeritomi da Sinergo. Però in realtà, ciao ancora come fossi Antani, grazie. Però in realtà quel film lo voglio vedere con Sinergo, quindi vediamo se si libera. Tipo nelle prossime settimane, voglio che ne parli sul suo canale perché in realtà non vorrei spoilerare niente, quindi ne parlerà prima lui sul suo canale e poi lo vediamo. E invece oggi ho scoperto. No, non sto laggando, ragazzi. Oh, io ho il monitor e non sto laggando. Dovete refreshare voi, però vedete, ragazzi, io mi vedo e non sta laggando. Scusatemi. Io vedo quello che Inception. state vedendo voi. Quindi stavo dicendo. Ubriaco C'è il trono ubriaco in live, ciao compa. E quindi niente, cosa è successo? È successo che nel frattempo, mentre noi decidevamo che film vedere, come accompagnare questa domenica sera in amicizia e simpaticamente, è successa una cosa incredibile. Il maestro Carlo Sortino ha pubblicato un nuovo film. È un film vecchio, però lo ha pubblicato. Sembra quasi appositamente per noi. Per farcelo godere, per farci godere della cosa. Allora, prima di iniziare subito col film, io vi volevo mostrare questa cosa magica. Aspetta che metto piccolo, eccoci. Il maestro ha pubblicato un video su Facebook in cui suona. E sono molto felice della cosa. Vorrei vederlo insieme a voi. No, non Che mi dite? mettere dentro la cosa. Non Dentro voglio cosa? far vedere dentro la. Ambers, grazie mille, compare. La domenica sera con il capitano ormai è appuntamento fisso, grazie mille. Cosa, non vuoi essere Non dentro? volevo essere
essere inquadrata. Non voglio essere inquadrata. Ce la faccio. Se la, ce la faccia soltanto devastata. Rosa per via della luce, quello. Sì, è quello. Cioè, allora ascoltiamo mentre noi ci facciamo l'accompagnamento musicale del maestro Sortino, mangiamo, aspetta. Vai, maestro. Oh, buon pomeriggio, un po' che non ci si vedeva, i tempi del io tanto mangio. Di quelle domeniche che passavamo insieme. Ma oggi è una giornata, sono tre le cose che mi piace fare quando piove, ve lo dico subito. La prima è l'amore, la seconda è andare al cinema. Tutte canzoni d'amore, andare alla... due cose gli piace fare, l'amore e andare oggi al cinema. Che e se non è un maestro questo, vedi? Se stasera sono qui è perché ti voglio bene, è perché tu hai bisogno di me, anche se non lo sai. Grazie mille, Sharky Shark, sempre presente, grande. Se stasera sono qui, è magia questa. È perché so perdonare e non voglio gettar via così il mio amore per te. Ho capito che ti amo. Oh. Io adesso penso che parli a me. Che bastava un tuo ritardo. Lui sta parlando di me. Ritardo, sono proprio io. Svanire in me l'indifferenza. Per temere che tu non venissi più, ho capito che ti amo. Quando ho visto che bastava una tua frase per far sì che una serata come un'altra, ma secondo voi stai improvvisando? Cominciasse per incanto. John Mesh, grazie mille, ma grazie a te, questo è il disagio quotidiano. Ho fatto un medley 95%. Un paio di canzoncini così carini subito. A questa nave che va contro vento. Io vi ricordo che il maestro fa piano bar. Che sale, sta felice e contento. Ma vedi che bello. Sei convinto di aver fatto centro. Sì. Ma nel bersaglio non sa che c'è dentro. In che senso? In che senso? È rumorosissima sta cosa. E le parole se sono d'amore sono come il fuoco, sanno dare calore. Se hai fame o sete ti sanno saziare, se sei lontano ti fa ricordare. Canzone d'amore dedicata a te. È magia. D'amore dedicata a te. No ragazzi, secondo me non è playback, perché lui le fa ste cose, lui suona. Ma però fai il piano bar lui sulle mani. E comunque lui c'ha ste luci in casa. Questa è la vera domanda. Perché c'è ste luci in casa? Vabbè, noi non possiamo parlare. Noi non possiamo. Vabbè, ma noi abbiamo una luce un pochino. Siamo pieni, siamo un pochino ricercata. Ora, ragazzi, prima di iniziare il film, io mi butto un chilo di bomba del questa bomba del Salento. Allora, dovete sapere una cosa. Dove la stai mettendo? Non sui miei taralli. Quali sono i tuoi taralli? Questo adesso è mio, è stato marchiato a sangue. Allora dovete sapere una cosa. Un'area senza peperoncino. Io amo da morire il piccante. Ciò non toglie che mi fa sanguinare gli occhi, il naso. Oddio, e qualsiasi cosa. Sì, infatti stai attento che ora allora, sei in diretta. Generalmente io me ne metto un chilo perché proprio lo amo. Più soffro e più questo l'ho toccato, quindi questo anche è mio. Anche questa l'ho non toccata. Non devi poi toccare cose col peperoncino. Niente, questa adesso mangiare. È mia pure. E quindi, però poi soffro come un cane. Cioè, ciò non toglie che soffro come un cane. Io posso fare, io ho fatto delle gare e le ho vinte. Ci sono arrivato alla fine di queste gare che stavo tipo sudando come un animale, lo posso dire senza timore. Ed ero ormai, e stavo soffrendo proprio, cioè si vedeva. Io stavo proprio soffrendo. Però sì, sono masochista. Allora, guardate. Questo
Questa roba, vedete, è molto più di quanto non dovresti mai mettere nella tua vita su un qualsivoglia oggetto. Io sto sanguinando, okay? solo a guardarlo. Questa roba dovresti tipo metterne un pezzetto. Io non ho messo questo. Adesso io soffro come un animale, però perché godo. È buono? Sento il dolore che mi si sta impadronendo di me. E godo. Masochista. Questo è il tarallo divino. Così si chiama. Abanero giallo. No, ma lascia stare. Sta roba è molto peggio. Io li ho provati tutti. Allora, andiamo già a vedere il film, va? Direi che siamo giunti. Mio Dio, so. Non puoi mangiare sta roba in diretta. Adesso vedrete, ragazzi. Vedrete un barbascuro in uno stato confusionario. Sappiate che è normale. E questo è solo l'inizio. Alla fine io generalmente sono veramente. Allora, il film che vedremo oggi è del 2014, che è tra l'altro l'anno di creazione di questo canale, del bar di Barbascura, del mio canale. E quindi in un certo senso sembra che il maestro l'abbia fatta appositamente per noi a scegliere questo film da ripubblicare adesso. Sembra proprio un caso che non può essere casuale. Allora, leggiamo la descrizione. Qua c'è proprio il film, l'abstract, diciamo. Lo scrittore Carlo Lamberti perde la testa per una giovane imprenditrice ricca e bella. Fosse cessa e povera, non succede mai. Ricca e bella, ok. Riuscirà sua figlia e la sua splendida bimba di 9 anni a fargli cambiare idea? E perché devono fargli cambiare idea? Non ho capito sta cosa. Riuscirà la sua famiglia. Ah, la sua famiglia, scusate, il monitor lontanissimo. Vabbè, ma io non capisco. Ma la figlia di chi? Di Carlo o di... Ma penso di Carlo. O della giovane imprenditrice. Cioè, io non capisco perché lui ha perso la testa per questa e la famiglia deve fargli cambiare idea. Ma perché? Scusami. Vabbè, ok. Monkey perché David, è benvenuto. È troppo bella e troppo imprenditrice. È troppo imprenditrice per lui. Ok, drammatico, poi vedi. Che poi la storia della figlia l'abbiamo già vista nell'altro film, nell'ultimo. Ti ricordi? Che poi moriva. Sì. Sì, è vero. Allora, io so che il maestro ci segue sempre. Allora, maestro, le dico una cosa. Qua ci sono 3 punti di sospensione e non c'è spazio. Questa cosa mi urta. Ma soprattutto, questo si legge: riuscirà la sua famiglia, la sua splendida bimba di 9 anni a fargli cambiare idea? Spazio. Puntini? Fargli cambiare idea? Cioè, me ne basta uno di punto interrogativo senza lo spazio, la prego. Vabbè, dai, capitano, io sono fissato con queste cose, raga, ma dobbiamo. Io metto sempre 2 puntini e lui si irrita. Ma soprattutto dopo, no, 2 puntini non lo di... Cioè, che schifo, che bestia sei. Io comunque metto 2 puntini. Fai 5 puntini come gli anziani, allora. Così fai vedere che è veramente tanto suspense. Buttali così a cazzo di cane. Comunque. Ma non si pagano, ma perché devo pensare... non si pagano, però c'è una logica. Manco la lettera A si paga. A sto punto le scrivi A. Ma, senti, dobbiamo contattare l'Accademia della Crusca. L'Accademia della Crusca sono io. Io sono la Crusca, hai capito? Sei la Crusca. Io sono la Crusca. Quella che si mangia a colazione. Comunque, da sottolineare che poi scrive DRAMMATICO! Quindi per sottolineare, questo è drammatico. Con la partecipazione di Jennifer Fumasoni e Roberta Bonesio. E qua non ci sono puntini. Maestro, i puntini li hanno messi bene. Io glielo dico perché noi dobbiamo dare il buon esempio al Barba Crusca. Cazzo, è vero, Barba Crusca. Dobbiamo dare il buon esempio alle generazioni passate, future e presenti. Non è vero, non è vero. Lei in realtà può fare quel che vuole perché lei è il maestro. Però vabbè. Allora, io direi di iniziare con questo film. Aspettate, metto la chat. Casomai. Che cazzo sto facendo? Oddio, mi è salito il piccante in gola. Ok, andiamo, vediamo. CSI International Film Independence. Carlo Sortino Independence. Ovvio, questa è roba. Presenta. Entrambi abbiamo i capelli. Devo bagnati. Parlare. Lui bagnati o. Mi sono appena fatto la doccia, raga. Io un po'. I capelli bagnati sono un ottimo segnale. Guarda quanti puntini strani. Bastarda, Ruggade, come ti permetti? Ha messo 2 puntini quello. 2 più spazio. No. Uno. Ragazzi, ma siete degli infami, siete delle bestie. Non meritate di vivere. Oddio, facciamo una live con Jenny.
Ma infatti, non ci ho pensato. Abirico, benvenuto. No, ma lui visto? Non è un gran marnazzi, è solo guarda puntini nazzi. No, a me sono i puntini, mi irrita. Guarda, guarda. L'ho letto, sto facendo finta di non leggere. No, lo sapete perché in realtà? Perché ho corretto dei libri a degli amici. No, quindi beh, mi sono dovuto leggere tutto sto cazzo di libro. Tutto il cazzo, l'ho fatto tipo 15 volte. Alle volte il libro era stupendo, però i puntini stavano messi a cazzo di cazzo. Ragazzi, io vi denuncio, vi avviso. Altre volte il libro non era bellissimo. E per di più c'erano i puntini a cazzo di cane che mi facevano sclerare. Ma lei è Jennifer? Non sono sicura. Questo è lui una, è Carlo. Questa è una polpetta piccante. Io cosa ho fatto? Basta, quello è salsa agrodolce. Non so che sangue avesse la ragazza, ma non è sana. Sarebbe morta di cause naturali comunque nell'arco di pochissimo tempo, ve lo dico. Signora, lei ha un sangue. Anche io vi voglio bene. Vedi, 2 mesi prima lei era già morta. Ma non forse è quello. Jennifer. Forse lì ha pugnalato il cadavere. Per Jennifer quello sicuramente è la figlia. Dici? La figlia che cerca in tutti i modi di fargli capire di io. No, piuttosto stai vomitando. Posso alzare il volume del film? Sì. Sì, decisamente. Vabbè, non c'è volume, ora che ci penso. Cosa sto alzando? Non stanno parlando. Il problema di sti film è che l'audio è un pochino sballato in genere, quindi io c'ho paura che mo. Sono iniziato a soffrire. Ah no, giusto, la figlia ha 9 anni, no, non può essere Jennifer. Allora Jennifer. Forse Jennifer aveva 9 anni qua. Ma no. È 2014, ma veramente a leggere. Giovanna Nizzoli editrice. Non ci posso credere. Mi hanno risposto. È gentile. Carlo Lamberti, quella presente, le comunichiamo che il manoscritto del suo libro, oh signore, Amore Crononauta, è di nostro interesse. Amore Crononauta. Pertanto saremo interessati a pubblicarle. Vai! No, Inception, ho capito. Lui ha fatto un film. Amore Crononauta, che poi mi sa che è uscito dopo. Autocitazionismo pazzesco, ragazzi. Bellissimo. Fai vedere com'è che si chiama lui. Taffu 2610. Tu sei un infame. Attenzione che ha la denuncia facile, barba scura. Coccio Jair, benvenuto, JR penso. E, tra l'altro, cos'è che stavo dicendo? È uscito fine a cazzo di cane. Mi sa che si è dimenticato. Boh, ok. Vai, vai, ce l'ho fatto! Finalmente qualcuno che mi ha scritto, qualcuno che fa pubblicare il mio sogno. No, è l'amore con un auto il suo libro. Sabrina. No, era la fine del libro. Non ti ho sentito arrivare. Carlo, ti devo parlare. No. Prima devo dirti. Ed è subito occhi del cuore. Ti ricordi il mio libro, quello che da anni che cerco di farmi pubblicare? Certo che me lo ricordo. Finalmente un editore interessato! Mi pubblicano! Bravo Carlo! Sì. Te lo meriti, hai faticato così tanto. A proposito, cosa volevi dirmi? Niente, volevo ricordarti di portarla a Leila a comprare la tuta della ginnastica. Ma sì, certo, la porto subito. Amore, è tutto ok? Ti vedo un po' strana. Ciao sergente Pollo, benvenuto a bordo. Ok. Jennifer. Ecco la bambina. Questa era Jennifer da giovane. Leila? Sì papà? Amore vieni con papà. Allora aspetta, ce ne andiamo a comprare la tuta per la palestra. Ok. Va bene? Questa è la vera famiglia. Sì. Ora lui conoscerà Jennifer che è la ricca imprenditrice figa. Ah, e beh ha senso. Oh. Torniamo presto. Ciao mammina. Ciao amore. Ed è subito Laura Palmer. Non so perché. Mi sa molto di. Oh, attenzione. C'è qualcosa che non va. È una lettera cattiva. Thank you.
qua da Babbo Natale? Ok. Ok. Andiamo. Ma forse non è un errore di messaggio. Ragazzi, questo è esatto, ricordatevi attentamente il minutaggio in cui appena la parola fine, perché secondo me c'è un colpo di scena dopo in cui la parola fine aveva un senso. Ela, benvenuto. Dici? Secondo me sì, è l'unica spiegazione. Mm. Secondo me ha senso. Vedi che lui non lascia niente al caso, eh. Niente è casuale, mai. Numero da 0039. Italia. Da Firenze. Sì? Pronto? Pronto? Sì? Sì, sono io. Sì, sì. Con chi ho il piacere di parlare? Sono Giovanna Nizzoli. Ha ricevuto la mia mail? Sì, Jennifer. Sì, sì. L'ho ricevuta proprio adesso. L'ho letta adesso, proprio in questo momento. Ma per me sono veramente contento che quindi non è il libro una... sia di vostro interesse. Ah, Nizzoli. Ma sento che oltre a scrivere bene, lei ha una bellissima voce. Ma perché? Diamoci del tu. È lui subito sembrava. Ma certo, bravo. Carlo. Comunque, l'ho chiamata. Reget, benvenuto. Ti ho chiamato anche per dirti che ti sto mandando in questo momento il contratto per la pubblicazione del libro. Fantastico. Allora facciamo così. Adesso arrivo a casa, lo stampo, lo firmo e te lo spedisco. Ho un'idea migliore. Perché non me lo porti qui firmato? Ma lei tra un paio di settimane, quando il libro sarà stampato, ti organizzo 15 giorni di presentazione in giro per le librerie. Che ne pensi? Perfetto! Enzo, benvenuto. Allora rimaniamo così, ci vediamo tra due settimane? Grazie, grazie, grazie mille, grazie. Cioè lei ha... Chi era il telefono? Ha già avuto una relazione era con una lui. Era una signora molto molto o meglio con la sua voce molto. Che fa diventare papà famoso. Famoso, famoso. Andiamo, andiamo a casa. Ciao Live Game, benvenuto. Musica comunque sempre inattaccabile. Perfetta. Buongiorno. Buongiorno. Aia. Avete tutte per bambini? Non abbiamo visto. Lo sai cosa sta succedendo fine. Adesso? Fine. Fine. Ovviamente camicia da uomo, certo. Bianca. Mi 44. Sa che questa è la. Grazie. È la marchettina. No, perché? No? Non ci ho visto il. Ce l'ho anche legata. È uscito, sì. È andato a comprare la cintura. Oh, è vero. È uscito per questa? La figlia. E la figlia non gliela frega più niente. Infame. Va bene per questa, grazie mille. Io sto morendo. No? Questo è il prezzo? Sì, perfetto. Ho lo sconto anche. Naturalmente. Ecco, grazie. Perfetto. Mille. Grazie, grazie a lei. Arrivederci. Ciao. Ciao. Che cazzo è che volevi la tutina, bambina di merda? Ha! È delusissimo. Attenzione che qua c'è un riferimento chiaro. C'è un chiaro. Amore, non sai cosa mi è successo. Una cosa strepitosa. Hai guardatelo tutta Leila? No, aspetta, devo dire le cose più importanti. Vuoi sapere o no? No, la tutta ragazza è andata. Mi hanno telefonato da Firenze. Robby X, benvenuto. La Nizzoli. Tra 15 giorni mi stampano il libro, il mio libro, il nostro libro, in tutte le librerie. Certo che è stupendo. E sai cosa mi ha detto in più? Che mi presento. Non dico niente. Vogliono che vado a Firenze. E mi faranno fare tutto il giro delle librerie. Ah, perché qua? Ma non sto più bene. Tutto il giro delle librerie. Aspetta. No. Aspetta che. Ma perché le mie cuffie? Non c'è niente da ridere. Le mie cuffie hanno il microfono e quindi per me tutte le cuffie. Io so. Cioè lei stava parlando per tutto il tempo col filo. Sì, infatti, non si. Cioè, è un figo. Non c'è proprio niente. Qua c'è una cosa che poteva essere. È il cosino per. Io sono ferita, lasciami in pace. Mio Dio. Io sto morendo, ragazzi. Eppure non, c'è ancora del peperoncino. Non possiamo fermarci a qua, ragazzi. Dobbiamo continuare. Questa è una sfida.
Carlo Sortino è peperoncino oggi. Questo è per te. Dovresti metterlo in altro in frigo. Tutto quello delle librerie. Poi, cosa è successo? E poi fammi pensare, cosa che mi ha detto ancora? Aspetta, mi ha detto, ah, mi presenteranno tante persone e tanti nomi illustri, giornalisti. Amore, tu non lo sai che idea, è una cosa tantissima, sono contentissimo. Fine! Come? È uscito fine di nuovo? Quanti sono? Quattro? Ragazzi, ricordate, quattro, il minutaggio è importantissimo. Io non saprò usare le cuffie, ma io non saprò usare il microfono. Sabrina, non so quanti quando tornerò sarò un uomo famoso, ma talmente famoso che vi comprerò tutto quello che voglio, va bene? Ciao amore. Erano ciao, 4 o bella. 5, non sono sicuro. Bella, solo una tuta dovevi comprarla, non c'era bisogno piccolina. Di comprare tante cose. Papino, me lo porti il regalo? Certo che te lo porto, te ne porterò uno grande. Va bene? Però andate, se no mi viene la lacrimuccia, ok? Ciao amore. La fine è vicina. E che la fine arriva quando meno te lo aspetti. Tutto un... attaccato un pezzo di peperoncino malato e io sto piano morendo. No, secondo me altro peperoncino potrebbe buttare giù. Non credo. Prendi altri taralli, i taralli sono già finiti. I taralli che finiscono è amorale. Oh, che è successo? Ugly Betty, che cosa? Prego, venga pure. Con chi ha l'appuntamento? La signora Nizzoli, per favore. Signorina! Sono ancora signorina, non signora! Buongiorno! Oh, comunque... Oh, finalmente ci incontriamo! È super ingrifata lei! Piacere, Carlo Lamberti! Piacere mio, ma vedo che... Là sono la voce di bello! Complimento, detto così da una bella donna, non fa che lusingarmi. Ma parliamo di lavoro, accomodati pure. Grazie. Arrivo subito. Prego. Comunque questo è l'inizio di un porno, non è? Non ci sono per nessuno e se tu hai finito tutto per oggi puoi anche tornare a casa. Cioè lei sta cacciando tutti per scopare, oddio. Grazie signora. Anzi, signorina. No, la devo rivedere questa scena, ragazzi. Allora, vabbè, dai, ci sarà sicuramente un... Ah sì, attento col censurino. Comunque, c'è qualcosa che non mi quaglia. Comunque, questa scena è il nuovo... Esatto, c'è un uomo. Finito tutto per oggi, puoi anche tornare a casa. Sì, signora. Grazie, signora. Sì, signor. Anzi... Signorina. Oh, battutone. Andava tutto benissimo finché non ha riso. Oh mio Dio. Basta, posso chiuderlo? No, te lo tolgo. Non è ancora finito. No, basta, è finita. E possiamo mangiare ancora. Non puoi gestire la live così. Questo lo dici tu. Hai una responsabilità nel confronto dei tuoi figli. E posso fare anche altre tre. Caro Carlo, per noi è un piacere fine. Averti a Can Carlo. Fine. La fine è vicina. Chiede tutto mio, realizzato il mio sogno. Eh sì, un editore realizza sogni. Realizza sogni. Giancarlo Provettori. E realizza anche i soldi dei lettori. Giancarlo Provettori. Eccolo qui. Il tuo libro fresco di stampa. No, gli hanno già stampato. Mamma mia. Che meraviglia. Dovevi fartelo stampare dalla Nizzoli. Buon profumo che ha. Della carta stampata. Stai forse dicendo che il mio profumo non è buono? No, non volevo dire quello. Ma questi intendevo che non ti preoccupare, ho capito, ma se vuoi farti perdonare puoi sempre invitarmi a cena. Sto volentieri. Ma perché lei è così? Lei è infogliata da morire. Ma lei avrà da venire. Ma così con tutti? Facciamo le navi qui sotto. Perfetto. Sto morendo. Ma lei ha un piano diabolico. Ma Infinity è il nostro nemico Infinity. Direi che non sei io.
tesorino pronto, tranquilli. No ragazzi, non gli... togliete il piccante, non lo commentate. No. Posso mangiare? Sarebbe domani, no? No, come no, mi hai detto, sono già abbastanza emozionato. Domani mattina alle 10, lo so. Una tua grande occasione della tua vita. Non si vado. Stai bene? Sto piangendo. Basta. Perché ne voglio ancora, però no, il problema... a canna. Il problema è che se ne mangio ancora non riesco a seguire il film. Non va bene. Forza. No, perché? Questo film merita sicuramente. Lo so che l'acqua non serve a niente per il piccante, ma ho l'impressione che possa stemperare. La scienza. Aspettate, Inception. Fai come fa lei, io faccio come fa lui. E io non ce l'ho il bicchiere. Ok, l'acqua non dovrebbe aiutare, però aiuta, però sicuro. La frangia di Jenny. Ah, è vero, guarda che frangia. Oddio. Impertinente. Sto piangendo. Il latte, dovresti bere un po' di latte. Lo so, però no, raga. Io lo capisco che in teoria il latte è quello che serve, però mi rifiuto di bere il latte dopo il piccante. È una... Serve pane, ma ci sono i taralli. Serve qualcosa di grasso. I taralli in teoria. Steparra, benvenuto. 4 mesi, grande. Allora riprendiamo. Il problema, ragazzi, mo ve lo dico francamente, è che io normalmente continuo. Cioè, io vado avanti ininterrottamente. Però soffro. Mi vedrete tutto il tempo che faccio così e continuo a mangiare. Poi mi accascio per terra, ma continuo a mangiare. Il problema è che poi non posso parlare. E dovremo vederci questo film insieme. Quindi penso per il momento di prendere una pausa, perché altrimenti mi vedete semplicemente qua a boccheggiare e fare tutto il resto. Quindi vediamoci il film. Anche perché il film è già abbastanza piccante di suo. Sembra che sono io. Fine! Il ragazzino che balla e tu sei la... No, ma io ballo, tranquillo. Sì? Aspetta dopo. L'aria così imprenditoriale che mi metti un po' soggezione, devo dire, sì. No, devi stare tranquillo, Carlo. Come devi stare solo tranquilla. Jennifer! Lei comunque... Ciao, come stai? Tutto bene, tu? È sempre un piacere vederti qui. Anche per me. Ti presento Carlo Lamberti. Piacere. Ciao, Nella, sei la Grazie. Allora, tutto bene? Tutto bene, mi state divertendo? Certo. Ho mangiato bene. L'ho portato a vedere l'infinito. Hai fatto proprio bene. Si chiamava Giovanna, è vero. Qui si chiamava Giovanna, però l'ha chiamata Jennifer. Qui c'è stato un Inception. Sai che serve? Sì. Poi ti posso dire la verità, secondo me lei è credibile in questo ruolo. Cioè ci sta. È una ninfomana infogliata, però con posizioni di potere. E io invece penso ad altro. Non so se te ne sei reso conto di questa cosa. Jennifer, andiamo a ballare. Venite, dai. Dai, ma... siete qui, lo sa che mi dovete fare. Dai, venite, per no, favore. No, dai, me la sento. Dai, vieni a ballare con me, ti prego. Grazie, Seven Seiya. Comunque no. Certo. Questa è la mia colazione, pranzo e cena, ininterrottamente. Io se non c'ho 3 kg di peperoncino in qualsiasi piatto, lei ti può confermare. Mangio qualsiasi cosa, devo riempirlo di peperoncino. C'è più peperoncino, pure il caffè. Peperoncino e caffè, raga, spacca. Ma il tizio stava ballando o stava cercando di passare? Senti, mi è passato di la piccantezza, non le mangio. No, basta. No, no, è basta. Un po' buono. Dai. No, accade. Non è per niente, mi gioco che mi è passato. Ma che è lucignolo? Luci della notte!
Allora ragazzi, facciamo un patto. Allora raga, facciamo un patto. Allora, io ho provato in ogni modo possibile e immaginabile a farle assaggiare un po' di peperoncino. Non c'è stato verso. Non ci penso proprio. Dai una leccata. No. Così. No, perché mi devo far male? Quel puntino. No. Ma non è niente. No. Perché c'hai paura? Lo sai bene, non mi piace il piccante. È vero, ci sono delle persone incredibili. La signora là dietro è se stupenda. Se guardi le comparse sono... Sì, è vero, mi ha stupito. In effetti ci sono più comparse di quante mi sarei aspettato da un low budget. Però secondo me sono loro, questi qua. Solo che le inquadrature varie... Guarda i DJ. I DJ bellissimo. Cioè i DJ sono i principi della notte là. Sembrano i tre sceneggiatori di Boris. La meglio gioventù di Lugano. No. Ma quanto dura sta scena, è vero? Non finisce più. E raga, perché dovete calarvi nella parte, dovete capire quello che sta succedendo. Il modo in cui lui la conquista. Comunque il posto ha una classe incredibile, ci sono pure macchinette per giocare. La portate in un posto proprio... Classissimo. La classe assurda. Però c'era l'ombrellino nel cocktail, e quando c'era l'ombrellino nel cocktail... Dovete capire cosa sta succedendo, quindi niente. Carlo, vuoi salire da me a bere qualcosa? Volentieri. Non posso. Cosa hai detto? Non posso perché sono stanco. E il viaggio, preferisco tornare in hotel. Ma Carlo, puoi rimanere da me a dormire se vuoi. Non voglio legittimare questo cibo del demonio. Non posso, ti prego, sono veramente stanco. No, aspetta, mi è successo una cosa assurda. Ricordati che domani mattina alle 10 dobbiamo essere qui per la presentazione del libro. Sì, sicuramente, alle 10 in punto sarò qua. No, ragazzi, aspettate un secondo, ma avete visto? Lui si è... Lei ha detto... Si è negato. No, ma aspetta, lei ha detto, vuoi salire? Dopo che lui praticamente ha... Non lo so se l'è violentata tutta la sera, cioè l'ha messa incinta praticamente. Ma dai. Vabbè, l'ha messa incinta ballandoci tutta la sera. Lei la invita sopra. Tu ti immagini che Carlo prenda il completo, faccia così e sia già in mutande, capito? Sei quello là che si spacca. E sarà logorato. E cioè lei e lui ha detto subito sì. Dopo va bene, dai, sali da me. No, non posso. E ha cambiato idea. Ma ha cambiato idea in una maniera alquanto repentina. Ha pensato la famiglia. Onore al maestro. No, onore al maestro che ha pensato la famiglia. Però tutto quello che abbiamo visto finora. Vabbè. Ok. Grazie. Buonanotte. Ciao. Buonanotte. Sarai mio. Ma è peggiorata la situazione di Gianni Farnese. No, è migliore. È peggiorata. Lei è più brava qua, no? Ma no, io l'ho trovata molto brava nell'autostop. L'autostop molto brava. Ma che qua, io almeno... Cioè, ci sta. Più che altro tutti vogliono il maestro. Anch'io lo desidero. No, loro... sì. Dici Jennifer. Tutte le Jennifer del mondo vogliono il maestro. Io sono come Jennifer. Io desidero il maestro profondamente. No, raga, ma come fai a vivere senza... Quella Giovanna. Giovanna, vedi Giovanna? Giovanna si chiama. Però no, che vada Jennifer. Mi piace un casino, mi piace. Sì. Però io sono sposato. Io a casa c'ho mia moglie. Comunque provo. C'ho mia figlia. Attenzione, aspetta. Sono innamorato di loro. Non mi va giù questa cosa che. Allora, no, però allora ha messo un dito dentro un pochino di olio piccante. Cioè, raga, proprio niente. Non c'è piccante là dentro. Comunque, dai, assaggia. Vuoi assaggiarlo prima? Prendi quel puntino là.
Questo, anzi, allora, mettiti la forchetta in bocca. Ma perché mi devo sentire male? La forchetta. Ma quello è, vabbè, dai. Però quello è un po' come se tu scoli le olive, le metti la lingua nell'acqua salato. Delle olive e dici, ah, questo è il sapore delle olive? No. Cosa devo fare? Mettiti la forchetta in bocca. No, è troppo. E lecca questa parte. Questa qua, dove c'è l'agglomerato. Poi se mi sento male. Ma che ti senti male? Vai, tranquilla, dai. Aspettate, ragazzi, momento epico. Vi giuro, a me non è mai successo una cosa del genere. Ce lo godiamo appieno, per favore. Dai, mi devo sentire male. Ma che sentire male, per favore. Sono già stata abusata troppo, se senti male. Non dire così, che poi sembra chissà che cazzo è successo. Vabbè, ma lo sanno tutti, ma è successo, no, credo. No, forse no. No, non lo sanno. Dai, fallo. L'ha fatto. No, mi fa male. Dai, è così tanto. Ah, cazzo. Ragazzi, io sto godendo come un animale. È inutile, cioè ci ho provato in tutti i modi a fargli assaggiare un pochino di piccante. Ci sono riuscito. Ci sono riuscito. Lo devo a voi. Grazie. Grazie mille. Finalmente sono riuscito a farlo. Ora, tu hai mangiato quello. Vedi questo per me. Cioè, ma tu sei pazzo. Ma tu sei. Il fatto che tu sia pazzo non vuol dire che tu mi debba... Sei tu che sei... infettare quella tua pazzia. Sei una caga sotto, è quello. No, vedi che l'ho mangiato? Quindi io non sono una caga. C'è temo. Lo lasci in pace quel cazzo di povero gatto. Tormenta il gatto. Non è vero. Tormenta il gatto. Temu. Lascia in pace Temu. Cioè, ogni sta così sul divano. Temu! Ma è un gatto, sta facendo i cazzi suoi. Cioè, ma... Fermiamo la violenza, no contro le dietiste, delle dietiste contro i gattini. I gattini. Io sono la vittima in questa casa. Nessuno mi vuole bene, mi danno il peperoncino e non mi fanno... Mi danno il peperoncino, mi danno la droga. E non mi fanno le concole quando le richiedo. E i gatti... sì, vabbè. Io che pulisco la lettiera, do le crocchette, cambio l'acqua. E lui non ti vuole fare le coccole, non te le vuole fare. Quindi che dobbiamo fare? Dobbiamo costringere il povero gattino a non fare... Lo lasci in pace! Non possiamo costringerlo, ma possiamo suggerirgli caldamente. L'uomo della strada, grazie mille. Poi c'è scritto... Andiamo a Claudia che deve sentire le angherie del capitano. Che angherie! Oh, ma guarda questo. Guarda, guarda, c'è Temu, però l'acqua da basso. Guarda, c'è Temu. Che cosa? La vive come se stesse entrando in casa, non lo so, il papa. C'è Temu! È una cosa... Guarda che anche tu sei così. Temu! È perché sta là e fa il maledetto, ovviamente, ma se me lo trovo tra i piedi, non è che gli rompo il cazzo tutto il giorno. Lei si aggira per casa, dov'è il gatto? Dov'è Temu? Perché, c'è Temu, ciao Temu, vuoi giocare con me, è vero? Al contrario tuo che mi riempie di peperoncino le giornate. E comunque Temu non ci vuole stare con te, lo vuoi lasciare in pace? Sì, che vuole stare. No, lui vuole stare con me, e lo sai. Solo perché tu sei sempre sul coso, vabbè. Diamo del piccante a Temu. Secondo me questa no, muore, minchia. Comunque andiamo. Abbiamo lasciato il maestro Carlo Sortino a parlare da solo allo specchio, raccontandoci lo spiegone della trama. Io amo mia moglie, io amo la mia famiglia, io la amo. Oddio, mi viene uno starnuto. Quando sei pronto, dammi l'ok, partiamo, vai. Sì, vai. Cari amici telespettatori, vedete che sono qua davanti a questa meravigliosa libreria per un evento speciale, un evento particolare. Vorrei chiamare l'editrice che è qua con noi, Giovanna Nizzoli, che ci parli un pochino di questo volume che sta per essere presentato. Però ha detto Giovanna Rizzoli. Ecco. Salve Giovanna. Oddio, che bello questa gonna. Buongiorno. Allora, che cosa state presentando? Oggi presentiamo un grande libro d'esordio, l'esordio di un grande autore. Sì, di Carlo Lamberti. Certo. Possiamo avere un'anteprima su questo volume? Carlo Lamberti! Ma ecco che arriva direttamente Sortino, l'autore, chiediamo direttamente a lui. Ah. Bene, salve! Fine! Fine, è finito, no? Buongiorno, signor Lamberti, buongiorno. E i nostri telespettatori, di cosa tratta il suo libro? Guarda, è una storia d'amore, ma non la solita storia d'amore, tosta,
drammatica. Ma io direi che se mi seguite io vado alla presentazione e ne sapremo di più all'interiore, va bene? Bene, allora seguiamo l'autore. Okay. Ma perché è tornato CSI? Sì, CS Television c'è scritto. Noi lo stiamo coprendo per sbaglio con la nostra pronta pittura. Ma non c'era prima? No, l'ho messo adesso. L'ho messo adesso per ricordarcelo. In diretta! Buonasera a tutti, oggi presentiamo il libro Amore Crononauta, il libro di esordio di Carlo Lamberti, che è qui con noi per parlarci della sua opera. Prego Carlo. Grazie, buonasera, buonasera ai telespettatori. Io vi dico già subito che sono molto ma molto emozionato, talmente emozionato che ho deciso di portarmi anche quello che dovrei dire, perché altrimenti farei una bruttissima figura. Allora, questa è la prima volta che mi capita di parlare di un qualcosa che ho scritto davanti a delle persone, e qui davanti al pubblico televisivo. Ho sempre scritto per diletto, quindi per trovare una valvola di sfogo per la mia fantasia. Allora, non avrei mai sperato di poter un giorno pubblicare una mia opera, ma grazie alla signora Nizzoli, questo mio sogno diventa realtà. Comunque, Amore Crononauta è un libro che parla d'amore, ma in una chiave quasi inedita. E la storia è vero, Ligabue, di un musicista, un cantante di piano bar, a cui muore la propria amata in un incidente stradale. Ma no, l'uomo, ma il giorno del funerale, ha un'importante serata, così si mette a suonare, ma un filo della tastiera fa cortocircuito e la pianola comincia a far viaggiare nel tempo il protagonista, oddio, lo spigone di Amore Crononauta, così finisce tre giorni prima della morte della sua amata. Bellissimo. Fine. Dovrà riuscire a salvare la donna senza interagire con il se stesso di qualche tempo prima. L'uomo, beh, ovviamente, fortunatamente, no, salva, no, spoiler, la donna. No, spoiler, ma devi però venderlo. Scopre che la donna, quando fu investita, stava andando a lasciare il protagonista per un altro. Cioè, vi rendete conto? Così, in questa nuova linea temporale, finisce l'amore e qui nasce l'odio. La tematica di questo libro è, delle volte, la morte salva l'amore. Grazie Carlo. Ma ecco che alla mia destra abbiamo con noi il famoso critico Marco Pocci. Cosa ne pensa lei di questo libro? Ma sì, ha raccontato tutta la trama. E chi se lo compra il libro? Adesso lo sappiamo. Fantastico, un libro bellissimo. Grazie. Direi addirittura che potreste farne un film. Ah, addirittura. Grazie mille, grazie, Marco. Grazie. No, vedi come tutto torna, come tutto si incastra. Comunque, bravo, no, questo attore, mi è piaciuto. Stop! Bene, Natale. Il metacinema funziona. Il metacinema. Complimenti. Senti, prendi un altro po' di tarali. Senza che cazzo. Ma sono qua. E sono quei due. Ma uno per volta. No. Senza piccante? Allora va bene. Ho perso le parole. Le immagini. Eppure c'era vero qua un attimo. Comunque questi tralli, avevi ragione, non erano proprio top of the pop. Dove posso comprare il libro di Amore Crononauta? Non lo so, ma sto pensando di scriverlo io. Io lo vorrei tantissimo. Secondo me è un libraccio. Cin cin. A noi. A noi. Perché? Cioè un libraccio nel senso che spacca. Ah. Non negativo. Dai, però il rosé no. Il rosé no. E adesso ci guardiamo un film. Volentieri. Ma che film vuoi guardare? Ma dov'è che devi andare il film? Che ne sai? Ora si ciao vedono... Malve, benvenuto. Ora si vedono l'autostop. Però si sono toccate le dita, si sono toccate. I vestiti sono molto belli. Attenzione al censurino. Ma che unghie c'ha lei? Sempre enorme.
Jennifer predatrice sessuale. Madonna, la musica è altissima, scusate, abbasso un pochino. Ma la è Wolverine lei. Cioè mo li trancia un dito così. Ma noi siamo vecchi, non sappiamo, queste unghie vanno molto. Comunque no, sta cosa è drum and bass. Sta cosa fa male, maestro, cioè non puoi, capito, non voler far all'amore con la signorina, però, capito, andare là a vederti il film con lei da soli. Ma io vorrei non funziona sta roba, dai. No. Che è successo? Era molto bello. Sei pronto? E ora basta con il film. Chi se lo aspettava? Attenzione, censurino! Oh mio Dio! No, 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 aspetta, aspetta. Aspetta, non sono pronto. Non sono pronto! Ok, adesso sono pronto. Cinecarlo, oh. Ma guarda qua, c'è Cinecarlo. No, madonna, Jennifer! Madonna, mannaggia la miseria, Jennifer! Questo vestito è carino. Mamma mia! Jennifer, l'immortacci tua! Rockbuster, ciao. Fine. Sì, fine. Ecco, mo ti copro il culo, no! Jennifer, con la tua faccia. Guarda, ti sei strusciato il culo di Jennifer. No, dai un bacio al maestro Sortino. Dai un bacino. No, ah! Dall'altra parte. Jennifer, mannaggia la miseria. Ma dico io! Ma il ragazzo, aveva detto che non gli andava. Vabbè, va. Jennifer è una donna che vi posso dire che il maestro sta facendo un momento di... Va bene. È un porno, non è... No, non si vede niente stavolta. No, per non per ora. Guarda, io sono... Faccio così, guarda. Ah! Guarda lei, vabbè, non so. Mettiti vedere. Su, guarda, è pericolosissimo. La faccio così. Potrebbe, in un secondo potrebbe cambiare tutto. Questa cazzo non la conosciamo. Ah no, è diversa. Okay. Che cazzo è? Questa canzoncina è già amore. Ma Jennifer questo... è una donna che non deve chiedere. È vero, è non già è lo stesso posto dove lei è andata a baciarsi con l'altro tizio nella storia. Perché voglio nell'ultimo sì. L'ultimo è penultimo. Se era l'ultimo, il penultimo era quello del catello. Matrimonio distrutto. E vai. Io sono Sagittario, dato che è un'informazione molto più importante di quello che sta succedendo. Ma lui è Steven Seagal di noi altri. Eh sì. Adoro il censurino. A me sembra Mastella il protagonista. Ma come? Cazzo, in effetti non ha ancora comprato la tuta alla... È proprio amore. Oh, comunque dobbiamo andare a Firenze appena possiamo. Oh, ma hai capito quanto è bello? Questo film, che proprio le scene di lui con Jennifer, fine. Sono molto importanti e per questo devono durare tanto. E questa è via degli Orefici, comunque, a Firenze. Deve durare veramente tanto, tantissimo, perché se no dura... Una botta fortissima. Cos'era? Una testata. Se no dura almeno, non lo so, 30 minuti... Capisci quanto è amore il tuo. Sono abbastanza presa. Non è ancora finita. Semplicemente era finita la canzone. Delle belle scarpe. Era finita la canzone precedente, ne hanno messa un'altra. Questa non quindi prima era a Firenze, adesso stanno a Pisa. Ah, è tutto molto didascalico, sì. In che senso?
Che cambia città, cambia musica, insomma, ti racconta una storia. Comunque Jennifer si era innamorata perdutamente di lui dalla voce. Sì. Io fossi lui avrei paura di farla rispondere al telefono. Cioè, se suona il telefono di Jennifer io mi incazzerei. Anche se in realtà non lo sappiamo perché... Dai, non l'aveva mai visto in faccia, non sapeva come fosse. Però non lo so, perché visto quando hanno pubblicato... Lei ha stampato il libro, gliel'ha dato, c'era la foto di lui in copertina. Magari lei già l'aveva visto in foto, in... Sì, stai per dire che sono molto intelligente e perspicace, lo so. È un altro buco di trama. Perché lei quando lo vede la prima volta è... Ah, allora sei anche un bell'uomo, non hai soltanto una bella voce. Ah, eccoti il libro, dove ci sei tu in copertina. Ma lui mi avevi visto. Non sappiamo però quanto tempo è passato. Beh, però forse un giorno. Per festeggiare dovresti prendere altri tarali. Ah, ce li ho io. No, ce li ho io. Dovresti mettere un altro po' di tarali. Fine! No. Basta con questa fine. Ogni volta. Ma quanto dura sta roba? Sì, in effetti. Ma cosa sta facendo? Ma che cos'è? Non è amore questo. La rapita. Quando fa un videoclip musicale anni 60 sta sequenza. Ma dove è vero? Comunque, mamma mia. Ma da quante ore che siamo qui? Senti, mentre questo continua ad andare nelle sue ore, io devo prendere dell'acqua. Potrei sopravvivere senza me. Sono per parlare. Amore. Io voglio vivere con te. Lo so, amore, anch'io. Ma sul serio voglio vivere con te? Questo è tipo... Io, amore, anch'io. Cosa faccio quando torno a casa e gli chiedo il divorzio? Ok? Ok? E quando glielo chiedi? Che quando torno a casa. Quando torno a casa glielo chiedo. Ma... Amore. Comunque, non è un pochino ipocrita sta storia? Aspetta, se devi andare a prendere l'acqua, io mi incazzo. Sì, perché devo prendere la medicina. Rabbia. Sbatto i pugni sul tavolo per sottolineare che è rabbia questa. Non è un pochino ipocrita sta cosa? Cioè, lui ha appena presentato un libro che si chiama Amore Crononauta, dove nella storia lui uccide la ragazza perché era fedifraga. Dicendo che era una stronza perché lo aveva tradito. Quindi questo film, che lui era l'autore, quindi lui portava insomma questa narrativa con assoluta importanza, era proprio la cosa pregnante della sua esistenza. Lui fa la stessa cosa. Ma non è normale. Qui ragazzi aspettate rabbia. Non va. Ma va là, non divorzierà mai. Attenzione che qua stiamo iniziando col toto divorzio. Ah? Ah, è vero. Ma chi uccide? Lei o la moglie? Ah? La moglie era morta. Quindi uccide pure la moglie. Comunque sia, lui è dalla parte della ragione e ha il diritto di uccidere l'altra persona. A prescindere che sia lui quello a essere stato tradito o l'altra ad averlo tradito. Comunque la soluzione a tutti i problemi del mondo è uccidere vostra moglie. O la vostra ragazza. Oh, rabbia! Ti sei perso una importante parte del film. Che cosa che stai portando lì? Altre cipolle. Ciao Rockbuster, altre cipolle. E l'acqua se la vuoi, perché io l'ho bevuta. Quindi vabbè, comunque lei gli ha proposto sta roba e lui ha detto va bene. Allora lascio mia moglie e mia figlia. Sì, ha cambiato subito idea. Però ora sono ancora in Toscana, no? Lo hai capito dal taglio. Che stanno ancora insieme. Non penso che lui se la porti su in Svizzera. Meglio dissociarsi, perché? Meglio dissociarsi. Boh, mi dissocio, vabbè. Te lo dico io, dai, muoviti! Fermati che lo c'ho. Lui è felice con un ragazzino. L'acqua. Non metti un po'. No. La soluzione a tutti i problemi del mondo è la birra, non la birra. È l'alcol. Aspetta. La birra non è un vero e proprio alcolico per me. Se non è super alcolico non funziona, te lo sicuro. Voglio. Pun 6, benvenuto. Mi dissocio. Voglio. Ok. È proprio amore. Dai amore, andiamo.
Lanciere esercito ducale, benvenuto. Prossimamente su Netflix. Yeah. Amore, yeah. Dai. Amore, dai. Non riesco a prendere. Lei è incinta per la terza volta. Amore. Barba, ti piace il gin de fuego? Il gin non troppo in realtà. Onestamente il rum è la cosa che preferisco. Mi piace più del whisky anche. Tra whisky e rum a manetta. Però il whisky, se è buono. Ho fatto delle degustazioni di whisky di mortacci sue, se non ho buono. Comunque lei è infogliatissima, cioè non riesce a stare proprio ferma. C'è qualcosa che mi... C'è qualcosa in Carlo, proprio un ormone, un odore, una sensualità. Non riesci a controllarlo. Sono appena arrivato da quanto è cominciato. Tranquilla, ti sei perso soltanto che lui è sposato e ha conosciuto la signorina. E dopo un po' di tira e molla, loro ormai vivono. Un po' di tira e molla, una volta hai detto di no. Una volta hai detto di no. Il resto è. Giustamente. Ecco. Amore, ricorda la promessa che mi hai fatto. Tranquilla, arrivo a casa, parlo con mia moglie e le chiedo il divorzio. Cinecarlo, forse devi lasciarlo qua. Cinecarlo, mettere qua. E ricordati che io voglio vivere con te. Sì, amore. Ha cambiato idea radicalmente. Buon viaggio. Ha visto la casa di lei. Ciao. Beh. No, vabbè. Più tira che molla, c'ha ragione. Sì, ma dai, sono cose da 2 secondi a turno, sì. E torno. Comunque ti posso dire che lei in questo film era vestita con più classe rispetto sì, agli altri. Sì, 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 cioè, no, era vestita bene. Bene. Negli altri film, non lo so dove lei avesse preso i vestiti, però non vabbè, credo che fosse su questo pianeta. Doveva fare un po' più la... Ok. E qua c'è la famiglia. Ora inizia il dolore. Ecco. È colpa della famiglia, adesso. Mammina, quando arriva, papino? Presto, sarà qui a momenti. C'è un gattino! Fine. Ma belle leoni, benvenuto! Comunque lui non ha fatto il regalo alla bambina, basta, io sono... veramente... Nessuno può resistere al potere della faiga. La faia. Guarda, eccolo, è papà. Evviva! Evviva! Ma che bambina? Sabrina? Caro amore? Scendi per favore. Dove sei? Sono al parcheggio. E devo parlarti. Arrivo. Sto soffrendo. Questo era... Lei lo ama. Tutti amano Carlo. Poverina. Ci sarà distrutta, sarà... è una cosa incredibile. Fine del matrimonio. Porella. Con questa canzone io non posso sopravvivere, però mi si spezza il cuore. Ma lei è meglio di Jennifer, sì, ma Jennifer... Jennifer ha soddisfatto il suo desiderio di una vita, quindi... Beh, questa scelta stilistica mi piace. Questa scelta, vedi, di non far vedere il dibattito, semplicemente far vedere il litigio qua. Lei non è arrabbiata, è del tipo, ma... Lui si incazza con lei, eh. Il regalo sono le corna. Tutti quanti amano Carlo! Dai, Sabrina, per favore. Cribio, preferivi Cribio. Che vivessi nella menzogna, eh? Preferivi che ti facevo le corna alle spalle? Sei un mostro. È un mostro. Cioè, pure colpa sua. Sogni. Sì, sì. I progetti. Per cosa? Poi per una sgualdrina più piccola di te. Non parlare così di lei. Ah, hai un bel coraggio, eh. Ma gli avrà rotto il setto nasale. Anche. Ma sei matta. Farlo anch'io. Attenzione che questo, cioè, so schiaffo gli avrà spaccato tutte cose. Io ho visto chiaramente il sangue uscire. Scusate, rivediamo il ceffone. La difendi anche. Ma sei matta. No. No, un po' più indietro.
Prendo qualche abito e me ne vado. Poi mando un corriere a prendere il resto. Ma è stronzo proprio. Ma è colpa sua, capito? È colpa della moglie. Non lo so, devono succedere delle cose. Allora, secondo me adesso lui la lascia, va da lei. Lei invece ha detto: ma stavo scherzando. Lei dice: stavo scherzando. E lui torna indietro e uccide la moglie. E che ha senso? No, c'è qualcosa che... c'è qualcosa. Vedi che il colpo di scena non te lo puoi aspettare. Lei è stranamente tranquilla. Sembra che era tutto secondo i piani. Ah, la lettera dell'inizio. Cosa diceva? No, fammelo vedere. È colpa della moglie che non è ninfomane. Hai portato il regalo, papà? No, oh, amore. Sì, l'ho portato, però l'ho lasciato in macchina. Andiamo a prenderlo dopo, va bene? Il regalo. Tu non sei più mio figlio. Ciao. Adesso ti chiami Abdullah. Adesso ti chiami Ciro Cillo. Fine. No, no. Adesso ti chiami Brimbello. Io ti lascio stare. Umi Bozuka, benvenuta. Un favore me lo devi benvenuto ancora concedere, solo uno. Saluta, hanno fatto sì, il ride. Tranquilla. Chi? No, a me non è. Alimenti, ti lascio la casa. Chi ha fatto il ride? Che lo ringrazio. È una questione di soldi, casa. Incredibile che non mi ha scritto. Sì. Sentiamo. Leila, tra un mese finisce la scuola, l'esame. Non facciamola piombare con noi, con me, in quest'incubo. Le separazioni sono uno shock, specialmente per i bambini, lo sai. Fingiamo di essere una coppia felice per un mese, un mese soltanto. Ma come mamma facciamo mia a fingere? Adesso fingiamo la felicità, fingiamo. Mica è stupida la bambina, guarda che sveglia. Capirebbe subito che la prendiamo in giro, dai, su. Prendimi per mano, tutte le mattine. Però mi accompagni alla porta, mi abbracci e fingiamo di essere felici. Minchia, che ansia. Per lei, che ansia. Che cioè, ansia. Anche lei non se la sta gestendo benissimo. No, anche lei era pazza, evidentemente. Cioè, voglio dire, lui non è che l'ha lasciata, per forse aveva ragione, non lo so. Lui è disperato, ok. Il divorzio più calmo che abbia mai visto. Lo faccio solo per lei. Di te non me ne fotto un cazzo, è chiaro. Quindi ora lui chiamerà Giovanna tutta panna, lei se la prenderà a morte. Dirà, ma Giovanna tutta panna l'hai chiamata? Ah, minchia, adesso affibbiamo pure i nomignoli, dai, i personaggi. Bravo, no, era bravo. Susanna tutta era panna. Susanna. Cazzo ne so che cosa stai dicendo? Io non lo so, è impazzito. Magari è lei la malata. Vabbè, è possibile. Quanto sono morito di sortino. È pazzesco. Ciao Giovanna. Lui è proprio innamorato, è una cosa incredibile. Cosa? Ma dai che un mese passa in fretta, dai. Eh? Un mese? Tutte palle, tua figlia è solo la sua scusa per cercare di tenerti con lei. No. No, ma cosa vai a pensare? Nuovo. Ma figurati se ci sto ripensando. No. È ridicola, ma dille che non mi interessa. Ma che cazzo sei tu? Ma se le faccio una ragione. Può usare tutti i trucchi che vuole. Tanto tu sei mio. Dille che sei mio, hai capito? Voglio vivere con te, lo sai, no? Sì. Ti dico ancora una cosa. Voglio vivere con te, va bene? Dai, ricordati. Ah, il raid del trono? Era lui. Domani, va bene? Ciao, compa, non mi è uscito. Ciao. Stanno dicendo io sto leggendo che c'era il trono ubriaco. No, sciocca sgualdrina, non avrei mai il mio caso. Peccato, ma si è dimenticato il raid. Ah, non lo so, okay. Io sto seguendo okay. Una trama interessante. Scusate, però. Io so soltanto che sto impazzendo, cioè la storia è troppo incredibile. E loro non puoi dormire così. No, allora io mi rifiuto. Cioè, se non fa niente che sbuffa. Se stai separando in casa, devi stare su un divano o per terra. Cioè, non è che sbuffi così, ma che è sta cosa? Io sto prendendo fuoco dal cringe. Carlo,
toccarlo, però pure tu. Ho capito, però. So. Ricordati che lo faccio solo per Leila. Sì, lo so. Facciamo in fretta che così ti togli il peso. Comunque, come si chiama? Dai, ma siete stati sposati per tanti anni. Non c'è bisogno di trattarsi così a pesce. Madonna mia. Lui è proprio, ricordati che se ti guardo e ti tengo la mano è soltanto per lei, perché a me fai schifo, hai capito? Madonna mia, questo sarebbe un finale perfetto, così invece no, invece no. Povera bambina. Chissà qual era poi il... Ma tu non lo mangi quel tarallo? No, per te. Non lo è mangio. Strano, è strano. Ah, per quello è... Ah, era posseduto. Era posseduto. Guarda, è rotto. Aia. È bastato un mese. La strategia ha funzionato, la sua. Lei vecchia volpe. Lo conosce il suo Carlo. Gli fai gli occhi dolci, fai andare ad annaffiare le cose della bambina, la schiavizzi. Porta una birra a tuo padre. Ragazza? Ragazza? Sì, 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 sì. No? No, 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 non ci sto ripensando, ma no. No, è che è un momento così, ma tu non ti preoccupare, non ti preoccupare. Eh? Oh, dai, se ti dicono preoccupare. In effetti a 9 anni che esami devi dare? Non sei in quarta elementare a 9 anni? A 9 anni hai l'esame per quello di abilitazione alla vita. Ah, cioè che se vieni bocciata... Alla scuola non della vita. Vieni... muori, cioè ti devono uccidere. Capito? Ok. Questa comunque è una famiglia felice, vedi? Lui che si brucia, ride... un mese, Carlo, ti sei fatto infinocchiare. Dio, è bastato un mese. Allora, è bastato un giorno per innamorarsi di Giovanna tutta palla. È un po' volubile lui, un po', cioè, sì. Un pochino volubile. In un mese è ritornato dalla famiglia. Vabbè. Questa canzone però mi piace. Mi sa di qualcosa che potrebbe cantare un neomelodico napoletano. Questa secondo me è la versione pianoforte di qualche pezzo di Laura Pausini. O di Neck. È un po' Laura Pausiniano, sì. Carlo se ne va per la strada e Jennifer non è più là. Però secondo me sarebbe più qualcosa di spagnoleggiante. Della vita nuova. Sì. Tapas e tortillas. Dai, non hai imparato qualche parola quando sono andato in Costa Rica. Una pregunta. Una pregunta, por favor. Che cos'è, maccio? Comunque loro si sono rinnamorati. Comunque, Carlo, sei un cazzo. Cioè, veramente. Ma cioè, sei volubile come una ciola proprio. Cioè, non è possibile. Quella là ti dice: lascia tua moglie, tu va bene. Vieni, te la sto facendo usare. Ora scopi, va bene. Torni a casa, la tizia dice: facciamo così, va bene. La scritta fine, la scritta fine chi la mette? Sta ossessionando tutti. È il segreto. Nessuno l'ha capito. Niente, così. Secondo me quando la moglie apre il post-it misterioso sopra scritto fine. Per favore. Ma no, ma... Dai, non mi stressare, dai, su, dai. No. Senti, mi stanno chiamando un altro telefonino. Okay? Cioè, sono in galleria. Okay, ciao. Scusa, non ti sei... Credo che ci siamo... Comunque anche qua, cioè lui prende decisioni. Però, scusami. Cioè lui prende le decisioni e tratta l'altra persona come se fosse lei la stronza, no? Che furbetto. Cioè lui torna a casa e dice: senti, non mi hai rotto il cazzo, ti voglio lasciare, vai vaffanculo. Scusa, mi sono innamorato di quell'altra, che cosa vuoi da me? Ah, è colpa mia, vaffanculo. Certo. Poi cambia di idea di nuovo. Me l'ha chiamata Jennifer, ho fatto: scusami, ma che è successo qua? Dai, non mi stressa, ho cambiato idea. Un uomo non sarà in grado di cambiare idea ogni 3 Non sarà in grado, che cazzo. di non so. Basta. È editato con il move. Comunque, secondo me... secondo me fine in inglese, fine.
è fine. That's fine. No, ha guarda, senso, ha già più senso di qualunque altra cosa io abbia visto. No, te lo dico, secondo me, no, ma col cappello, Carlo, no, non si può, non si può vedere, dai. Tutti voglio bene, ma non hai 11 anni, me, dai. Comunque, secondo me è perché lui aveva il file, lo ha convertito con un programma free per il conversione, e loro ti mettono sempre la della roba nel filmato originale. Evidentemente gli hanno lasciato la scritta fine. Ok. Carlo ha sempre ragione, vabbè. Young Carlo. Fine. Fine. Ciao ragazzi, come va? Sono il giovane signor Barnes. Mamma mia. Ah, mi sto strozzando le risate. Ah, ecco come si chiamava, i ragazzi che bugiardi. I ragazzi che bugiardi. Madonna, tutti sul pezzo, Mamma mia. Deve fare Pistorius 2, uccidi la moglie, l'ha fatto. Vabbè. Comunque c'è un sacco di musica e di riprese così. È come un libro game, scegli tu il finale, forse sì. Lui comunque ha... È vero, forse dovevi schiacciare tu fine e là finiva la storia secondo come? Te. In base a... Cioè cliccavi così, vedi? Oddio, 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 lei è sconvolta. Non è sconvolta. Lei è un'altra... Oh. Cazzo. Lei senza Carlo è ridotta così. Questo all'osso. È l'effetto, capito? L'effetto di quando ti danno un Carlo e te lo levano dopo. Madonna. Cioè tu ti abitui, ormai sei dipendente. Quando te lo levano Carlo, tu non cioè la tua vita non ha più senso, non sai più questo come fare. Questo è quello che succede a te quando finisci la bomba e a me quando finisco la cosa di cipolle. Che io mi metto a leccare il boccaccio. È un'idea geniale quella del libro game. Sì, film libro game. Come ci ha provato Netflix, ma facciamo un po' che... Lei, ragazzi, si sta facendo una canna. È una canna? Penso di sì. Perché senza Carlo l'unica cosa che possa tirarla su è una canna. Una sigaretta simpatica. È una sigaretta simpatica. È la troca. E non ci ha messo manco il tabacco, ci ha messo la spirulina, ragazzi. L'origano. L'origano ci ha messo. Lei è in crisi d'astinenza pesante da Carlo. Carlo, secondo me, è come un rospo. Cioè lui ha il corpo ricoperto di una sostanza allucinogena. Mm. Quello è il discorso. È come True Blood, Suki, che aveva il sangue di fata. Forse Carlo ha il sangue di fata. Vieni. La sua vita ormai non ha più senso. Allora. Fine. Fine. Le prime per questa interpretazione del fine. Vediamo se fine in un'altra lingua vuol dire... Ah no, non ce l'ho, si è scaricato. Mi amore, dai, non abbracciarmi. Cosa? Forse... Non ne posso più di questa situazione. Cosa ti ha fatto quella strega? Ogni giorno che passa sei più distante. Ieri ti sei addirittura scordato di chiamarmi. Si può sapere cosa succede? Oh, succede che non sono più innamorato di te. È stata solo un'infatuazione. E poi non chiamare mai più strega mia moglie, capito? Ricordatelo. Ma qua... Tu torni qui immediatamente! Se la tua carriera di scrittore è bella che è finita! La mia carriera di scrittore te la puoi tenere, vorrà dire che scriverò per mia moglie e per mia figlia! No! Piatto d'oro di tua nonna! Il tuo bastardo! Oh. Che mira! Il vaso sulla colonna! Il vaso andava a mio Dio, l'altra è la strega! L'altra è la strega! Questa musica felice mai, sembra fuori luogo. Comunque ragazzi, mai levare un sortino alla sua donna. Questa è una cosa che dovete imparare. Cioè una volta che Carlo cioè che qualcuno ha assaggiato Carlo, non puoi più, cioè sarà ricoperto di oppioidi. No, povera frutta, sarà ricoperto di oppioidi. Ancora Giovanna, sta rompi palle. Ma povera, cosa? Eravate innamorati, siete andati a Firenze insieme, dai. C'era amore. Ma come fa a essere così volubile? Cioè se lui vede una pubblicità è per strada, per quello. Mo c'è una pubblicità, lui sta passando. Cioè sì, la pubblicità, compra un abete, lui va e lo compra. Prendi una camicia e lui entra e la compra, e quello ci sono le pubblicità. Mi raccomando, non ti far... non prendere spunto da queste brutte persone, brutti personaggi. Non ti fare influenzare. Once you go, Carlo.
Ma che piange questa, che piange, madonna. Con che naturalezza il piatto. Fine, vedi? Allora, se io clicco su fine, se io clicco su fine, è fine. Hai capito? È quello il trucco. Fine. Cioè, il trucco secondo me è questo. Cioè, tu puoi scegliere la tua fine. Cioè, tu clicchi su fine, si forma il video, e quello è il fine. E quella è la fine. Ecco, se tu decidi che finisce così, finisce così. Vabbè, finisce. Capito? Se no, lo continui a guardare. Però sei un pochetto stronzo. Questo è intrinseco. Perché ormai avevi deciso fine invece. Vabbè, ma perché siamo tutti un po' Carlo. È vero. E anche perché io, anche se non riesco ad annusare il suo odore, i suoi alcaloidi, probabilmente, riesco comunque a percepire dell'attrazione che non è puramente sessuale. Quella secondo me è la cipolla che abbiamo mangiato. Dici? Non lo faremo più. Non è un'attrazione puramente sessuale. È una sorta di richiamo selvaggio alla natura. È un po' come il... Ecco, guardare Carlo nel suo stato naturale, nello stato prato, no? Bradipo. È un pochino come ammirare una creatura... al suo stato originale. Esatto. L'essere umano... L'essere umano quando era veramente, puramente, esatto, istinto primordiale, era tutto quanto. E quindi, capito, in qualche modo è invidia, però è anche attrazione. Cioè, vorresti prenderlo e stritolarlo e succhiare tutto il succo che gli esce dall'ascella del Carlo, capito? Perché secondo me quello è, quello è il discorso, è proprio dall'ascella. Ti sta mandando il peperoncino alla testa, secondo me. Attenzione, un post-it. Aia, c'è un post-it. Che viene dal passato, quindi il futuro, il passato, il post-it all'inizio. Il post-it della moglie. Che però quello della moglie era giallo. Hanno uno strano modo di infilare sedi in questo paese. Lui ha comprato un bambino. Quello è il bambino come cade dalla cicogna. Dentro c'è... Capitano torna in testa delle pastiglie. Spirulina si fa. Oh, comunque. Sono un po' rallentata. La figlia aspetta il regalo, aspetta e spera. Ha comprato un vaso di crisantemi. Minchia, mi gratto forte. Attenzione. Sabrina, amore, voglio dirti una cosa importantissima. Amore, con Giovanna ho chiuso, hai capito? Ho chiuso. In questo mese ho capito. Lei si è innamorata di Giovanna. Il male che ho fatto Giovanna. A te, alla bimba. Ah. Adesso glielo dice. Finora stavano insieme, però ti lascio credere che io poi me ne vado. Sì, perché ci voleva pensare ancora. Guarda il fiore. Ancora un po'. Comunque, come sono andati gli esami alla fine? Anch'io lo voglio sapere. Voglio portarti in vacanza. Ma la moglie più figlia. La moglie adesso gli dice: no, in realtà io stavo con te solo per nostra figlia. In realtà non me ne frega un cazzo di te. Sono davvero felice. Ma c'è una cosa che. Cavolo! Cavolo, avevate ragione tutti. La moglie ha un male incurabile. Ma adesso inizia a tossire. Tan, tan, tan. Ma non ho capito, quando decidi di dirglielo inizia a tossire. I sintomi iniziano quando tu inizi. Vuoi dirglielo? Adesso te lo posso dire. Sto morendo. Walter White intensifies. Non te l'ho detto per... E ora lui non ha più né la moglie né l'amante. Ecco perché te l'avevo detto che era salsa agrodolce. L'ultimo è stato questo mese che volevo passare con te, Leila. Aveva un mese di tempo. Io dici, amori. Hai una malattia che ti dà un mese di tempo e riesci a stare in piedi. Ma no! Ma cosa? Ma no! Ma non puoi morire Nora! Ma che cazzo dici? Ma... Ma come, che senso ha? Stava morendo da un mese, non ha avuto un sintomo? Lui dice, guarda, ho cambiato idea. Ah, ma io stavo morendo. Muoio. Ma cosa?
Ma non è possibile! Ma che cazzo era? È sempre bellissimo quando arriva male fine. Era un male ad orologeria, era. Adesso vuoi partire? La sto morendo! E muore. Insta-Covid. Ma così di botto! Ma poi che cazzo è? Gli ha rovinato la vita a Carlo a sto punto. Cioè lui si era rifatto una vita. Beh no, perché lei ha pensato, io mo muoio, mi figlia, chi la lascio? La devo lasciare a Carlo. No vabbè, ma Carlo, che cazzo c'è? Col cazzo che vai da Giovanna tutta panna. Ma poi che cazzo mi significa? L'ultimo mese lo viviamo nella menzogna. Ah, è così che volevo morire. L'ultimo mese della mia vita, menzogna. Vivere nella menzogna. Vabbè, ma almeno lui è stato, cioè nel senso, non lo so, in questo invece l'apprezzo. Apprezzo la mossa. Cioè no. Non lo so, sono perplesso, sono sconvolto. C'è solo una chiamate dottor House. C'è solo una cosa che può in qualche modo rappresentare il mio stato d'animo. Cioè, non puoi morire così, dai, cioè. E che cazzo significa? Obsolescenza programmata. Obsolescenza programmata. Cioè, mi fa piacere, però io stavo morendo, tipo, mi mancavano proprio 2 minuti. Hai avuto appena il tempo, cioè 2 minuti, no. Comunque, e lei non era vestita per morire, tra l'altro. Ah, ecco, vedi, questo era il mio male incurabile. Adesso finalmente posso morire, ciao. Cioè, boh, vabbè. Lui è sconvolto, ma anche io. Cioè, se questa scena fosse successa a me, io non avrei la stessa faccia. Ma dico, che cazzo, veramente. Ma che veramente, ma mi stai prendendo per il culo. Dio, cosa ho fatto? Niente! Non hai fatto... Ma tu, in questo caso, non hai fatto niente. Sabrina! Sabrina, amore, perdonami. Ma no, non è che uno si deve vestire per morire. Ma ti pare che questa è vestita sapendo che sta per schiattare? C'aveva la borsetta. Pare che è tornata mo a casa. Sapeva che sarebbe morta in questo momento. Allora lì pare che è appena tornata in casa. Ciao amore, sei qua? Guarda un po' il caso, stavo per morire perché sono molto malata. Guarda, ero malata. Nel foglietto addio. C'era scritto il giorno della morte, ma non l'ora. Forse lei voleva andare un attimo in camera a mettersi un pigiama più comodo. Comunque io vorrei morire in pigiama. So cos'è successo. Cos'è successo? Quel foglietto giallo era una pagina del Death Note. Sì, sicuramente. Ecco cos'era successo. Lei aveva scritto sul foglio giallo: morirò quando Carlo mi dirà di rimanere, oppure io morirò a quest'ora, a questa bla bla bla. E quindi lei è morta, è l'unica spiegazione possibile. Ok. E tutto ha senso. Così ha senso. È un dolore. È una perdita. No, è finito così. E finisce così. Boh, non lo so. Vabbè, questo che cos'è? L'autostop di... Io sono un pochino... Ho bisogno di tempo per pensarci una prima. Io ho bisogno di tempo. Questo che cos'è? La corona. Dura un minuto. Che cos'è la corona? Scusami. Comunque, io sono... Allora, aspettate. Parliamo un secondo del film, no? Facciamo cinema... recensione cinema brutto. Non perché fosse brutto il film. Il film era un capolavoro. Cioè, insomma, era... È perché... E poi, ecco... Ragazzi, è incredibile, il maestro colpisce ancora. Cioè? Hai fatto caso, come hanno fatto notare loro, che non c'era scritta fine alla fine? Ta-na. Perché stava finendo lentamente, è una metafora della vita che si spegne lentamente, un mese alla volta. Non c'era la parola fine alla fine, però c'era durante tutto il film. Cosa voglio insinuare? Che la fine era lì all'inizio, perché la moglie sapeva che stava per morire. Era lo stesso, era la fine, era già l'inizio. Era un memento mori perpetuo, era per ricordarti potresti morire in ogni momento, tu non sai quando moriranno i tuoi cari. Esatto. Ricordatelo, sappi. No, non lo so. Siamo te che mi tratti male. Tu te la prendi ancora per via del gatto. Te la dovresti smettere. Non sono io che decido chi il gatto ama. E non puoi rompere il cazzo al riguardo.
comunque è certo, ragazzi, cioè se ben ci pensate, c'è la parola fine dall'inizio, in scene che non c'entravano niente. Perché? Perché era già finito il film. La moglie doveva morire. Siete già morti, non lo sapete. E quindi la loro storia non c'era, era già finita dal principio. E niente, qui capisci, capito, tutto il senso, la filosofia che c'era dietro. Devo rivalutarlo sto film, cioè secondo me il fatto che non ci sono i titoli di coda. Al secondo posto dopo Amore e Crononauta. Al secondo posto dopo, non lo so, anche per me l'autostop finale super, cioè l'autostop il finale che lui era un cannibale, cioè vendeva. Ma sta piangendo Temu? È perché lei l'ha chiamato. Ti smetti di... Temu! Smettila di rompere il cazzo. Si sta piangendo. Non sta piangendo. Era Temu un gambiano. Sta piangendo perché l'hai chiamato. Ha detto basta, avete rotto il cazzo. Vabbè. L'autostop è ineguagliabile. Non lo so, perché secondo me L'amore Crononauta, L'amore Crononauta sì, è il migliore. Devo dire, tra tutti quelli di Carlo, quello che mi piace di più, perché era più assurdo, era surreale proprio. Forse ho voglia di rivederlo perché capisco. No, questo era abbastanza lineare e chiaro, e anzi anche molto profondo. Però sì, non c'è neanche un necrofilo, quindi non so. È vero, non c'è un cannibale, non c'è nessuno che uccide nessuno. Nessuno va dietro nel tempo con la birra. Non c'è nessuno che rapisce nessuno. Nessuna scena di sesso. Però c'è un regalo mancante. C'è un regalo mancante. Però erano le corna il regalo, no? Il fine giustifica i pezzi. Dicono, è possibile. Amore Crononauta 1. No, comunque... No, il gatto non mi odia. Il gatto la odia. In Lynch c'è qualcosa di questo film. Noi siamo qui perché, insomma, questo era l'unico luogo che poteva c'erano rendere. Poche marchette. C'erano poche marchette. Però è apprezzabile, vero. No? Non perché secondo me questo apprezzato. Era il primo film, era del 2014. E nel 2014 evidentemente lui non aveva ancora... Ma dici che è il primo? La macchina... Non credo che sia il primo. Però 2014, cazzo, è... È solo 6 anni fa. Mi sa comunque, che uno era del 2010, in effetti. Io ho il cellulare scarico, se no controllerei la cronofilmografia. Ma c'è una pagina Wikipedia del maestro? Ah, forse no, dovremmo crearla noi. Dobbiamo creare noi. Cioè, secondo me, insomma, io voglio sapere tutto. Aspetta, Carlo Sortino, vediamo che esce. Vediamo se c'è Wiki. Carlo Sortino, film. Oh, vedi quante ne escono. Ah no, ma sono su YouTube. No, non c'è Wiki. Chi? Questo è Devo Parlarti, era. Oppure IMDb. Ah, c'è anche uno short film 200 euro, ce lo vediamo al volo. Quanto dura? 2 minuti. Vabbè. Comunque ragazzi, no, il film di prima... Aspetta, mo mi devo arrabbiare però, Carlo. Dai. Il film di prima... Si chiama Devo parlarti spazio punto esclamativo. Che cos'è? Perché c'è uno spazio? Perché c'è uno spazio lì, guardate. C'è su IMDb, avevo ragione. Devo parlarti spazio punto esclamativo. Perché c'è uno spazio? Qualcuno me lo spieghi. Carlo può. C'è su IMDb. Short film troppo short. Sì, infatti non è un cortometraggio, è uno short film, ci sta. Allora dai, vediamoci allora prima questo film che è La Corona. 200 euro è quello della barzelletta. No. Sì, hanno detto. Ma c'è scritto short film. Adesso vediamo, scusate. Giusto dai, per sì. Concludere la serata in bellezza, ci vediamo questi short film e poi... Che okay, attenzione, non sono cortometraggi, ci tengo a ricordarlo. Sono short film. Telecarlo presenta La Corona. Telecarlo. Bellissimo. Ma in che fotogrammi è girato? Tu è strano. Amore. Sì. È morta mia mamma. La macchina, non ho sentito. È morta mia mamma. Oh, che miseria. Mi dispiace. Senti, amore.
qua ci sono 500 franchi. Compra la corona. Davvero? Vai. Amore, se non c'è la corona va bene anche l'Heineken. Ok, basta. Ti giuro che sto per piangere. Non riesco a vedere. L'altro. No, che l'altra? Tu non hai capito un cazzo. Io devo rivedere una cosa. A parte che. Ma poi qual è il gioco di parole? Oddio. Allora. Io voglio farvi vedere una cosa che è più drammatica. Questo cortometraggio inizia con loro che arrivano e lui è già disperato, solo che non sa perché è disperato. Guarda, fai caso, lui arriva ed è già disperato. C'è un telefono là che se lo sono dimenticato. Lui arriva ed è disperato. Oddio, c'è un telefono. Guarda, lui batte le mani, tipo, mi sono seduto. Ma quello è perché quando le persone grandi si siedono fanno opla, oppure fanno così. Allora lui si siede ed è disperato. Lei le devi dire una cosa. Ma ora che cazzo succede? È morta mia mamma. Passata la macchina, non sentivo. Scusa, è morta mia mamma. Quello non era nello script. È successo. Dici? Ma certo! Macchina. Ah. Lui ha detto facciamo così e non è che dice è passata la macchina, rifacciamola. Buona la prima. È allora, certo. È passata la macchina. Con mezzo sorriso, scusa, è passata la macchina, non ho sentito, puoi ripetere. È morta mia mamma. C'è una zanzara. Cioè, comunque, recitazione 10.000 perché non si è fermato. Perché non si è fermato. Però. È morta mia mamma. Porca miseria. E mo? Chi ce la fa la lasagna domenica? Tu vammi a prendere una corona. Basta, la seconda volta non fa ridere. No, è che mi si è impallato il cervello, io non riesco a capire. In che momento qualcuno ha detto dobbiamo fare questa cosa che va così? E hanno detto mi sembra un'ottima idea. Chi è che ha detto mi sembra un'ottima idea? Chi è che ha detto fine? Fine. Vai, metti quello da 200. Siete caustici. Un commento, siete caustici, è bellissimo. Dai. 200 euro. Vai. Giorgio, se vuoi fare una doccia, bagni libero. Ah, grazie, va bene. Oh, bella fotografia però, eh? Interessante. Traduce alla chiuso tutto. Mazza tendenzioso, benvenuto. Mi sono perso qualcuno. Non mi ricordo. Ciao Marina. Ciao. Giorgio. Sto facendo la doccia. È parte il porno. Marina, ci ti do 100 euro. Tieni un po' giù l'asciugamano.
Ma cosa cazzo? Siamo già in posizione censurina. Ok. Ok. Perché 200? Fai scendere tutto l'asciugamano, te ne regalo altri 100. Vabbè, ma voglio dire, Carlo, mamma mia, che è? Il tonico Carlo! Ah, ha portato 200 euro che gli ho prestato ieri? Questo dura 12 minuti, non ce la faccio, ragazzi. Scusate, mi fa male il cuore. C'è un problema al momento serio. Credo di aver scoperto in questo momento di avere dei problemi cardiaci. Non lo sapevo. Lo giuro, non lo sapevo. Chi è che me l'ha raccontata questa barzelletta, tra l'altro, da poco? Che mi sono anche offesa. Non mi piace che mi si racconti una barzelletta. È una cosa che proprio non mi piace. Te l'ha raccontata la barzelletta? Non mi piace. Che incazzo. È una cosa che non apprezzo. Quindi ora averla pure vista rappresentata è proprio una cosa che non apprezzo. Vabbè. Mio quindi... Dio, io non so che dire, sono sconvolto. E quindi... Mi sento veramente male. C'è un dolore. E poi non è manco il cuore, tutta... Capito? Vabbè. Io non so che dire, cioè... Troppo frizzante! Questo è proprio alla troppo frizzante. Non so, cioè, non so. No, raga, perché... E quindi? Vabbè, ragazzi, grazie mille per aver guardato. Io spero che... stiate bene. Un saluto a casa. Un saluto a casa. Io spero che non avervi spaventato per sempre. Era tutto bello finché non ci hai rovinato il film. Infatti, la fine. Perché mi è venuto in mente di. Perché l'abbiamo fatto? Mio Dio. Vabbè, niente. Zeniale. Matto. Niente, ci vediamo domani. Domani abbiamo un ospite. Tra l'altro, raga, Emma Benspe, benvenuto. Ciao. Vi volevo dire una cosa. Domani abbiamo un ospitone, no? Cioè abbiamo aspetta, come si chiama? È lui domani? Ecco, Alberto. Mi stavo venendo Andrea. Questo sono andato a controllare. Abbiamo Don Alberto Rovagnani. Avete presente chi sia? È un... avete presente chi è? È praticamente un prete che fa video su YouTube. Allora, l'ho invitato in live per parlare. Lui ha fatto un video, la religione e scienza, diciamo così. E io l'ho invitato in live per fare una chiacchierata. Giuro che non voglio essere assolutamente critico e non è il mio obiettivo. Infatti, quando gli ho detto Rovagnati, prosciutti, no, Rovagnani... quando gli ho detto di venire, vi giuro, non ho alcuna intenzione di essere critico o quant'altro, perché non è quello che volevo fare. Gli ho detto al telefono, ci ho fatto la chiamata, gli ho detto guarda, non e voglio seriamente fare un bel discorso con lui, vedere dove va, voglio sapere da lui cosa sta succedendo, insomma, in generale, sia nelle chiese dove lavora lui per via del coronavirus, tutto quanto, e di cosa l'ha portato su YouTube. Poi voglio raccontargli un pochino di problemi miei e quant'altro, però veramente problemi tuoi. Sì, con la vita. È un prete, magari sto scherzando. Comunque, niente, non voglio essere critico, non sarò aggressivo. Ovviamente, insomma, non fingerò di essere un credente perché non lo sono, gliel'ho detto. Io da ateo,
farò la live da ateo, però chiacchiereremo e sarò molto rispettoso perché il mio obiettivo è quello. Quindi se siete interessati a vedere come andrà la situazione, cosa succederà, ci vediamo domani alle 18 e domani, prima della diretta, farò anche un box domande su Instagram, che magari qualche domanda me la suggerite voi. Perché immagino che alcune domande ce le abbiate pure voi da fare a un prete che fa video su YouTube, che è una cosa molto particolare, secondo me è una rivoluzione incredibile. Quindi se avete delle domande che sentite di voler fare, venite su Instagram, domani metto questo box, fatemele che poi io le giro e ce le facciamo in diretta. Dai, allora vi saluto, ci vediamo domani. Andate in pace. E un salutazzo brutto brutto da la quasi dietista Claudia claustica e ovviamente anche da Barba Scura. Piano X.